Benvenuti in questo tutorial, riprendiamo in mano Traffic, del quale avevamo già fatto un tutorial di introduzione qualche tempo fa. Nel primo tutorial avevamo visto come indirizzare dei domini sui vari container tramite Traffic, che è appunto una sorta di load balancer, load balancer e proxy per Docker o Kubernetes. E in questo tutorial invece vedremo come aggiungere dei certificati HTTPS usando Let's Encrypt all'interno di Traffic. Il primo passaggio, prima di creare la configurazione, è far puntare i DNS alla nostra VPS. Io sto usando una VPS Ethner da 4 euro al mese. Faccio aggiungere record e creerò due domini. Uno lo chiamerò test1. .p82 che è .it che è un mio dominio, qua gli metto il mio IP, un record A di sottodominio, poi creo un secondo sottodominio, sempre record A chiamato test2 e che punta sempre allo stesso IP. Ok, e ora possiamo andare a configurare il nostro Docker file, il nostro Docker Compose per creare la nostra configurazione di traffic. Ok, do per scontato che abbiate Docker e Docker Compose installato. Nel caso non lo abbiate, qua sul canale trovate un po' di tutorial su come farlo, su come installarlo, quindi non sto a farvelo vedere. E quindi sul nostro server creiamo una cartella chiamata demo traffic certificati o certificati Certificates, ok, entriamo e qua creiamo un file chiamato docker-compose.yaml. Ok, e lo salviamo e ora andiamo a creare la nostra configurazione. Ok, all'interno del Dockerfile andiamo a creare, appunto, dichiariamo la versione 3.3, andiamo a chiamare il nostro servizio, il primo servizio che andiamo a creare è quello di Traffic, quello di Traffic al quale gli passiamo appunto l'immagine di default di Traffic, qua manca una T, chiamiamo appunto l'immagine Docker Hub, la versione 2.6. Chiamiamo il container traffic e qui andiamo a chiamare API Insecure Provider Docker uguale true che ci servono per vedere la dashboard di traffic. Poi andiamo a dichiarare le nostre porte, quindi facciamo un bel ports, due punti. Per ora dichiariamo solo la porta 8080 e la 80 che punta all'80 e poi facciamo una 8080 che punta a un 8080 che è quella della dashboard di Traffic. Per ora non andiamo oltre perché andiamo qua. Ah, scusate, qua devo mettere un meno. Perché prima configureremo traffic nel suo stato base e poi andremo ad implementarlo con l'HTTPS. Quindi anche la porta 443 andremo a dichiararla dopo. Poi creiamo un volumes. E il nostro volume lo mandiamo a puntarlo al Docker Socket. Quindi andiamo qua. Deve stare qua, ok, dovremmo esserci. Poi andiamo a creare due servizi che saranno quelli che dovranno girare sul dominio 1, sul test.1 e sul test.2, sui due sottodomini. Il primo servizio chiamiamo test1, due punti, e ci creiamo. Questo lo chiamiamo test1 e poi qua dobbiamo trovare un'immagine. Mi stavo pensando di userò questa immagine che dovrebbe tornarci una pagina con il
titolo dell'host o roba del genere, quindi una roba proprio molto semplice, non voglio farla troppo complicata. E quindi qua mettiamo il nostro, ops, mettiamo appunto l'immagine che vogliamo e la chiamiamo test1. La chiamiamo test1 e poi ora dobbiamo andare a creare una labels in cui chiamiamo la nostra configurazione di il nostro host name. Quindi dobbiamo andare a chiamare questo, dobbiamo dirgli che vogliamo appunto traffic e che vogliamo appunto traffic e la rotta che traffic deve raggiungere, ovvero deve raggiungere la rotta del container test1. Quindi mettiamo quei due comandi qua e qua mettiamo il nostro primo dominio, quindi test1.p82. Ci copiamo questo, tra le quali lo incolliamo qua sotto e lo chiamiamo test2. Anche qua diventa test2 e anche il nostro dominio che deve andare a indirizzare è test2.p82.it. E con questo dovremmo avere una configurazione base di traffic che ora andiamo subito a testare. Se funziona e i domini ci rispondono, andremo a creare invece i nostri certificati, a implementarlo per poter gestire i certificati. Quindi lanciamo il nostro comando docker compose app-d. Ora ci metterà un attimo perché devo scaricare tutte le immagini e poi andremo a vedere se funge. Ok, qua piccola dimenticanza, dobbiamo anche ovviamente cambiare il nome del container perché non ci possono essere due container con lo stesso nome e ora andiamo a rilanciare il docker compose. Olè. Docker PS e abbiamo i nostri tre servizi attivi. Allora, se andiamo sulla porta 8080 dovremmo vedere la dashboard di traffic. Eccola qua. Ok. Mentre se andiamo su test1, eccolo qua, perfetto. Come vedete abbiamo questa paginetta qua che ovviamente è insicura. Se andiamo su test2, ops, scusate qua, c'è test2 non sta andando invece. Ah, certo perché siamo in HTTPS che non è ancora attivo, aspettate. Ok, e anche test2 va. Perfetto, come vedete ci torna il nome, è un nome diverso qua perché ovviamente è il nome del container che è diverso, eccetera, eccetera. Quindi, fin qua ci siamo e quindi adesso dobbiamo andare ad implementarlo con l'HTTPS. Per implementarlo con l'HTTPS dobbiamo andare a implementare il command di traffic innanzitutto, per prima cosa gli aggiungiamo questo, che forse non è obbligatorio però. Nella documentazione lo usavano, quindi lo utilizzo anch'io, anche se non ho ben capito che cosa fa. Poi dobbiamo andargli a dire, dobbiamo abilitare il web secure, ovvero la porta 443, quindi qua gli mettiamo questa cosa qua, entry point, web secure, address 2.443. Dobbiamo andare ad abilitare il tipo di challenge per verificare il certificato, nel nostro caso era TLS challenge uguale true. Poi dobbiamo andare a dire l'email con la quale sottoscrivere il certificato quando chiamiamo Let's Encrypt per avere l'autorizzazione insomma di stamparsi il certificato e nel mio caso metto la mia email e infine un file JSON nel cui storare il certificato che appunto si chiamerà acme.json e che punterà alla cartella Let's Encrypt. Punto alla cartella Let's Encrypt, poi che andiamo subito a condividere nel nostro volume, visto che ci siamo, visto che ne stiamo parlando. Fatto questo, dobbiamo abilitare la porta 443 sul nostro traffic, quindi 443 che punta alla porta 443. Poi dobbiamo andare ad implementare questi due container. In questo modo, richiamando il cert resolver e il nostro web secure, in questo modo, con queste due scritte qua, qua mettiamo test1 e qui mettiamo test1.
ovviamente ben allineate tra di loro, altrimenti non va un piffero. Ce le copiamo. Come vedete, qua stiamo chiamando Web Secure, che abbiamo qua, e qua il My Resolver, appunto, che è tutto il sistema di certificati che stiamo installando. E anche qua cambiamo in test 2, ops, test 2, e anche qua test 2. Fatto questo, dovremmo esserci, quindi andiamo a lanciare il nostro Docker Compose e incrociamo le dita. Ok, docker-compose app-d. Ok, ls, come vedete è apparsa una cartella Let's Encrypt. Andiamo a vedere cosa c'è nella cartella Let's Encrypt. C'è un file chiamato acme.json. Andiamo a vedere se contiene qualcosa questo acme.json, perché se non contiene niente vuol dire che qualcosa è andato storto, mentre se appaiono un sacco di scritte strane, come è successo, invece è probabile che il certificato sia stato installato. Come vedete, in questo file abbiamo appunto il contatto per il certificato, che è l'email che abbiamo messo qui, e abbiamo, come vedete, dichiarati i nostri due domini. Abbiamo test 1 e qua sotto dovremmo avere anche test 2 da qualche parte, che però attualmente non lo vedo, il che non è positivo. Però andiamo a vedere innanzitutto il test 1. Il test 1 ce l'abbiamo qua, facciamo un bel invio, non sta andando. Andiamo a fare un bel HTTPS due punti test 1. Ok, come vedete il nostro il ora abbiamo la connessione sicura. Andiamo a vedere il test 2 invece, che non appariva nel certificato. Qua d'errore. Facciamo HTTPS test 2. Beh, anche questo sta andando. Anche questo sta andando. Anche se qua non appare. Proviamo a fare un clear. Proviamo a richiamarlo perché mai non è ancora stato aggiornato. Test 1. Test 2. Ah, ok, no, c'era. Forse me l'avevo perso io nello scorrimento. Eccolo qua. Test 1. Test 2, quindi andiamo qui. Test 2, connessione sicura, come vedete, tac, la connessione è sicura. Vogliamo seguire. Ah, e anche il nostro test 1 è assicurato, insomma, è al sicuro. Quindi, per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima, dove proveremo ad installare i certificati su Kubernetes.